Allora, quest'anno la giornata della colletta alimentare ha un significato ancora più importante perché termineranno alla fine del 2013 gli aiuti alimentari dell'Unione Europea e quindi ci saranno 4 milioni di persone in Italia in povertà alimentare. I punti vendita quest'anno che hanno aderito all'iniziativa in Liguria sono 470 e sono 60 in più rispetto allo scorso anno e abbiamo stimato che saranno mobilitati circa 6.000 volontari. Come sempre chiediamo alcuni alimenti specifici che non riceviamo mai durante l'anno e in particolare sono l'olio, gli alimenti per l'infanzia e lo scatolame, quindi legumi pelati. E questi alimenti successivamente saranno donati alle strutture caritative convenzionate in Liguria, che in questo momento sono 400 e aiutano circa 66.500 persone. Sì, lo scorso anno sono state raccolte nella sola giornata 336 tonnellate di alimenti, che equivale a circa il 18% di quello che noi riusciamo a recuperare, che abbiamo recuperato nel 2012. Quindi ovviamente speriamo quest'anno di superare questo numero. Quest'anno c'è una novità, si potrà sostenere la rete Banco Alimentare donando con un SMS 1 euro da cellulare e 2 euro da rete fissa chiamando il numero 45599. Per fortuna sono aumentati i volontari perché aumentando i punti vendita ovviamente c'è bisogno di più volontari. E i volontari che aderiscono sono innanzitutto le strutture caritative alle quali poi noi doniamo gli alimenti, però sono tutte le gruppi parrocchiali, gruppi scout, associazioni di volontariato e tantissimi studenti di scuole medie o di scuole medie superiori e anche studenti più piccoli accompagnati dai genitori. Sì, noi abbiamo deciso di inserire questo tema proprio nel nostro piano sociale integrato che abbiamo approvato ad agosto, quindi non si tratta più di un contributo sporadico deciso ogni anno, è un'azione di intervento a sostegno del banco perché il Banco Alimentare è davvero un progetto regionale collegato con più di 400 associazioni di tutto il territorio che riescono appunto a soddisfare le esigenze di prima necessità purtroppo e quindi di avere un'alimentazione a tutte queste persone. Tutti questi cittadini della Liguria e quindi lo riteniamo ormai non un progetto spot ma un intervento strutturale. Noi abbiamo bisogno di interventi strutturali sul tema delle povertà, stiamo anche discutendo molto questo argomento a livello nazionale. Avevamo avuto la speranza che si potesse in Italia attivare una misura universalistica, il sostegno di inclusione attiva, che è una sorta di reddito di inserimento che è stato presentato dal ministro Giovannini, frutto del gruppo di un gruppo di lavoro di esperti a livello nazionale, ma ahimè le risorse non ci sono, abbiamo in finanziaria 250 milioni per un'estensione della social card. Social card su cui noi come regioni siamo sempre stati piuttosto critici perché riteniamo un intervento assistenzialistico di basso profilo, sinceramente, che non risolve il problema della povertà assoluta. Preferiremmo quei soldi, e abbiamo fatto un emendamento in questo senso, che quei soldi fossero destinati in parte ad implementare il fondo sociale per misure di contrasto alla povertà pensate sul territorio, come per esempio per noi è il Banco Alimentare e tutta la rete delle associazioni che di questo si occupa.